Buonasera, paure e danni questa mattina a Sanremo per una tromba d'aria che si è abbattuta sulla città poco dopo le 8. La forza devastante è durata meno di un minuto, ma ha provocato danni ingenti sia alle abitazioni sia a numerosi stabilimenti balneari con raffiche di oltre 100 km orari. Servizio. La violenta raffica temporalesca ha soprattutto colpito alcuni stabilimenti balneari. Ha spazzato via sdraio, tavoli da gioco, gazebo, tendoni, ombrelloni. Una scena davvero apocalittica che ha costretto i gestori del Lido Foce di Sanremo, ad esempio, a chiudere almeno per oggi lo stabilimento balneare, sotto gli occhi increduli dei bagnanti, anche per la devastazione che si è presentata davanti ai loro occhi. In mezzo a tutta questa distruzione c'è il sollievo che nessuno si sia fatto male. Signora, qui questa mattina alle 8:07 in punto si è scatenato l'inferno. Purtroppo sì, purtroppo abbiamo passato veramente dei momenti terribili. Ringraziando il Signore, i nostri ragazzi che erano già al lavoro sono tutti indenni, come vedete stanno lavorando e quindi sono contentissima di questo, perché in altre circostanze, le dico, a prescindere dai danni, poi si ripara, tutto si mette a posto, ma ci sono state almeno 3 persone che hanno rischiato veramente. Uno, un mio bagnino sul molo, il quale era in postazione e quindi si è visto arrivare la tromba d'aria, stava scappando. Grazie a Dio il bagnino, il capo bagnino, l'ha fatto rifugiare sotto il molo e così ha evitato di prendersi l'attrezzatura in faccia. E altre 2 persone, 2 clienti della spiaggia Mattinieri, che uno si era rifugiato nei giochi dei bambini e l'altro invece ha trovato un anfratto ed è riuscito a salvarsi lì. Perché purtroppo le attrezzature nel giro di pochissimi secondi, senza preavviso, si sono alzate, il ping pong avrà fatto 500 metri in aria e quindi per fortuna che nessuno si è fatto male, siamo tutti sani e salvi, festeggeremo e poi tutto si risolve, insomma. Abbiamo visto le immagini delle vostre telecamere di sicurezza, sono davvero impressionanti. C'è addirittura un tavolo da ping pong che vola via e delle sdraio che vengono, insomma, gettate qua. Guardi, se poi vuole le faccio vedere la fotografia del bagnino con il moscone che recupera le attrezzature in mare. Ne avremmo avuto una cinquantina in mare e poi i ragazzi si sono tuffati. Abbiamo avuto tanta solidarietà anche dai clienti che si sono affrettati a darci una mano, a recuperare tutto quanto. Insomma, cerchiamo di vedere il lato positivo perché intanto contro la natura non ci possiamo fare nulla, quindi cerchiamo di andare avanti. I danni, diciamo che ce ne sono perché questa tettoia adesso vediamo che cosa riusciamo a fare. Sicuramente adesso cercheremo di risistemare per la stagione di agosto. E poi una quarantina di ombrelloni, forse cinquantina di ombrelloni, li dovremmo sostituire. Idem le attrezzature, i lettini e quant'altro. Adesso già abbiamo chiamato Viareggio, perché è il nostro fornitore, che domani ci porti almeno i bastoni e giusto per fare finire la stagione, perché altrimenti poi sarebbe il danno superiore, è quello di dover non lavorare nel mese di agosto. Adesso il danno che ci preoccupa di più è proprio questo, il non poter lavorare quando arriveranno i bagnanti. Quindi adesso quello che tutti quanti ci stiamo dando da fare è quello di ripristinare nel più breve tempo possibile, perché questa stagione è già breve, almeno la cerchiamo di sfruttare al meglio. Ed un bagno nei laghetti di Molini di Triore si è trasformato ieri in una tragedia. Un ragazzo di 18 anni, Valentino Achim Romeno, residente a Sanremo, è morto mentre faceva il bagno poco dopo aver mangiato. Secondo i primi accertamenti, sembra che il 18enne sia annegato in seguito ad una congestione, senza che nessuno degli altri bagnanti si accorgesse di nulla. Non appena i suoi amici hanno visto il corpo galleggiare, hanno dato l'allarme al 118 e cercato di rianimarlo, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare.
Finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Imperia, al termine di una complessa verifica fiscale eseguita nei confronti di una società del settore del commercio delle carni di Sanremo, hanno constatato un'evasione di diritti doganali per 11 milioni di euro. La società infatti importava carne dall'estero, vendendola poi ad un'altra società avente diritto ad un'agevolazione dei dazi doganali. E dopo lo sdoganamento la riacquistava allo stesso prezzo cui l'aveva venduta, riuscendo così a pagare meno dazi del dovuto. Il meccanismo è stato messo in luce grazie anche alla collaborazione dei servizi di vigilanza antifrode doganale di Genova. Il rappresentante legale della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sanremo per contrabbando. Ai nostri microfoni il comandante del nucleo tributario della Finanza d'Imperia, il colonnello Sandro Santioni. Colonna Santioni, un altro intervento importante nel individuare chi frode in qualche modo lo Stato, evadendo IVA, in questo caso anche dazi doganali, un sistema particolare, non po' che non si sentiva parlare di dazi doganali evasi da commercianti di carne addirittura, quantitativi importanti. Sì, parliamo infatti di un'evasione di dazi di confine per oltre 11 milioni di euro. In sostanza il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza d'Imperia ha accertato a seguito di una verifica che questo soggetto italiano effettuava delle importazioni di carne importandole a dei dazi agevolati. In sostanza mandava dei propri operatori presso la realtà dell'America Latina, per cui Argentina e Brasile, sceglievano i capi di bestiame, dopodiché, dopo la procedura prevista per congelare la carne e poterla poi così esportare, la rivendevano, la carne acquistata giù, ripeto, in America Latina, la rivendevano a un operatore comunitario, il quale provvedeva a fare tutte le operazioni di importazione della carne nell'ambito dell'Unione Europea, esattamente in Italia, per cui le dogane interessate sono Genova ed altre. Successivamente, questo operatore comunitario rivendeva al nostro soggetto italiano la carne congelata, applicando così dei dazi doganali agevolati. Questo perché succede che l'Unione Europea assegna ai vari stati la possibilità di importare un certo quantitativo di carne con dazi agevolati. Il nostro soggetto tra aprile e maggio di ogni anno raggiungeva la sua quota di possibilità di importare carne congelata a dazi agevolati, per cui aveva la necessità che un altro soggetto comunitario che aveva la disponibilità di acquisto con dazi agevolati cedesse la sua quota per poter così importare questa carne a un prezzo ovviamente vantaggioso. E quindi in pratica questo scambio avveniva direttamente in dogana, stesso prezzo, serviva soltanto questo tramite appunto per avere l'autorizzazione a non pagare i dazi. E qui c'è anche dell'IVA evasa e parliamo comunque sia di un'impresa che ha sede nel Ponente Ligure, anche se è interessata alla dogana di Genova. Esatto, e correttamente. Infatti poi abbiamo proceduto, visto che il soggetto amministratore delegato di questa società è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sanremo nella persona del procuratore capo, il dottor Cavallo, il quale è stato informato di questa violazione in base all'articolo 292 del testo unico delle leggi doganali. Abbiamo rappresentato notiziato al procuratore. Insomma. Gli agenti della Questura d'Imperia durante i controlli sul territorio hanno fermato 3 persone, 2 delle quali su ordine di arresto internazionale. Si tratta di un turco di 49 anni, residente ad Imperia, ricercato per associazione a delinquere, sequestro di persona e concorso in omicidio. In manette anche un 23enne ecuadoregno per un tentato omicidio commesso a Genova. E il terzo arrestato è un bosniaco di 25 anni, colpito da ordine di carcerazione internazionale della Bosnia Erzegovina per il reato di tentato furto aggravato. Grave incidente ieri sulla spiaggia di Diano Marino. Una bambina torinese di 2 anni ha riportato l'amputazione di 2 falangi a seguito dell'improvvisa chiusura di una sedia a sdraio. I genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi e la bambina è stata trasferita in ospedale ad Imperia. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un episodio simile si era già verificato, sempre a Diano Marino, 2 settimane fa. In quel caso, a riportare l'amputazione del parte di un dito era stata una pianista.
Tre cittadini polacchi sono stati arrestati dai carabinieri di Perinaldo con l'accusa di ricettazione. Gli stranieri tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati a bordo di un'autovettura risultata rubata, tanto che i cavi di accensione erano stati manomessi. I militari sono intervenuti dopo che alcuni abitanti avevano segnalato la presenza dei polacchi. Il sospetto è che fossero in procinto di compiere qualche furto nelle villette presenti nella zona. Polemiche e protesta a Diano Serretta, frazione di Diano Marina, in occasione della festa di Sant'Anna in programma ieri. Alcuni residenti infatti hanno affisso un manifesto di protesta contro l'amministrazione comunale dianese, sottolineando come a Serretta gli spazzini si vedono soltanto per pulire le strade in occasione della processione. Dito puntato anche sulla decisione di mettere dossi su strade già piene di buche e di emettere un'ordinanza contro l'uso di prodotti fitosanitari, che a quanto pare sta causando non pochi problemi alle colture agricole. Per questo nel manifesto affisso in tutta la frazione si chiedeva a sindaco e giunta comunale di Diano Marina di non presentarsi alla festa di Sant'Anna. Crisi politica a Cipressa, dove durante l'ultima seduta quattro consiglieri di maggioranza si sono dimessi. Si tratta di Claudio Aicardi, nominato da poco vice sindaco dopo che Filippo Guasco aveva lasciato l'incarico, poi Giuliana Meglio, Luigi Di Clemente e Cinzia Gironda. A monte di questa decisione ci sarebbe un mancato coinvolgimento nelle scelte amministrative da parte del sindaco Gianna Spinelli, che da parte sua respinge le accuse. Ora bisognerà capire se i primi dei non eletti accetteranno di entrare in consiglio o se l'amministrazione riuscirà ad avere una maggioranza. In caso contrario, il comune potrebbe cadere ed andare al voto anticipato. Il presidente della regione Claudio Burlando è giunto oggi ad Imperia, accompagnato da numerosi assessori regionali, per incontrare l'amministrazione comunale di Imperia. Sul tavolo la questione dei fondi comunitari per ultimare il progetto dal Parasio al mare, i problemi del nuovo porto, la pista ciclabile, il depuratore e la richiesta del comune di finanziare interventi nelle frazioni, il servizio. Signor sindaco, tanti argomenti sul tappeto con la regione, tra l'altro è arrivata Imperia in forza, possiamo dire, non solo il presidente, anche molti assessori. Allora, il progetto dal Parasio al mare, parare al volo prima di perdere i finanziamenti, dover pagare anche poi delle penali, il porto, ma anche il collettamento fognario, e poi da parte sua una proposta, un'iniziativa forte per le frazioni. Sì, sono stato molto contento di questa visita, dimostra l'attenzione che la Giunta regionale e il Presidente della Regione ha verso la nostra città. Abbiamo affrontato gli argomenti che lei ha elencato, ci siamo impegnati a terminare il POR, dobbiamo terminarlo assolutamente, il progetto Paresi al Mare, anche facendo varianti. La proposta è quella di variare alcuni progetti che prevedono scavi, la zona di Maurizio è sostanzialmente densa di reperti archeologici nel sottosuolo, quindi ritengo che la cosa più intelligente da fare sia riprogettare senza fare scavi interrati per evitare il problema di blocchi cantieri e altre problematiche che sono già avvenute in passato. Il progetto frazioni è semplicemente l'idea di dotare tutte le frazioni di Imperia di un parcheggio all'entrata della frazione, a contenere tutte le auto della popolazione più le auto dei turisti, rendere pedonali le frazioni e quindi riportare l'onore del mondo ed inserire nel pacchetto turismo che l'amministrazione comunale di Imperia intende fare come percorso e come magari posti per aprire bed and breakfast, posti per aprire attività commerciali piuttosto che residenze per persone estere che magari vogliono o gradiscono stare qui da noi nella nostra bella fiera che deve essere fatta conoscere ancora di più all'estero. Ormai i soldi non ce l'abbiamo più nessuno, bisogna usare bene quei pochissimi che ci sono dei fondi europei, dei fondi FAS, e quelli bisogna spendere tutti perché altrimenti vanno restituiti e veniamo anche penalizzati, poi è chiaro che invece gli enti di bilanci propri non hanno quasi più nulla, no? Nella regione, nella provincia, nel comune, quelli invece vanno spesi bene, qui ce ne sono parecchi allocati, uno per il Parasio, dove ci sono un po' di preoccupazione per i ritardi, perché lì se non si perdono vanno, se non si spendono vanno perduti. Poi ci sono quelli della pista ciclabile, oggi stesso inauguriamo il pezzo di Ospedaletti, poi da qui a fine anno si farà il pezzo da Sanremo Ospedaletti e poi abbiamo già un po' di risorse da impegnare nella tratta imperiese, sia nei computeri di Ano sia nella zona di Imperia, dove comunque la pista si stacca dalla ferrovia perché
troppo lontano dal parco, dalla zona mare. E poi posteremo oggi e spero concluderemo il ragionamento su tutto il collegamento di Andoria e il Dianese col depuratore di Imperia, perché un depuratore è troppo grosso per fare solo Imperia, anche molto costoso per il comune se non aggancia altri territori. L'idea è appunto quello di servire sia il Dianese che era già previsto, sia Andoria che invece è una novità. Ecco, c'è poi la situazione del porto, questo porto che doveva dare tante gioie al lavoro sembra stia dando solo dolori qui. Del porto parleremo oggi, ma aspetteremo domani, dopodomani, insomma. Nel senso che il porto attualmente è in mano alla vicenda giudiziaria su cui si aspetta un pronunciamento del Tribunale e dopo quello si terrà conto delle decisioni e decideremo in che direzione andare. Insomma. È evidente che il porto non può essere lasciato così com'è, va concluso, tutto sta a vedere con che modalità si dovrà concludere, cioè se con la società che lo ha costruito, seppure con un diverso azionario, come ormai è chiaro, con diversi azionisti, oppure se con procedure nuove di assegnazione. Lo capiremo tra qualche giorno e ci adegueremo ai pronunciamenti del Tribunale. Assessore Cucinelli, diverse le tematiche sul tappeto oggi, mi sembra che però il progetto Palazzo al Mare sia quello che deve avere più attenzione per una questione di tempistiche e anche di rischi da un certo punto di vista economico. Sì, è un progetto che è a rischio perché tutto sommato ci sono accumulati nel corso di questi anni ritardi spaventosi. È la situazione che ci preoccupa in tutta la Liguria, occorre spendere quantomeno una quota, se no si incorre nel definanziamento, nella restituzione del finanziamento stesso. Noi abbiamo iniziato un confronto adesso con una nuova amministrazione, mi pare che ci sia grandissima attenzione, che ci sia sensibilità, noi siamo a disposizione anche per rimodulare quelli che sono gli interventi che in quel progetto sono previsti, perché alcuni erano anche contestati dalle popolazioni, penso agli ascensori, penso alle destinazioni del vecchio mercato, quindi mi pare che ci sia una riconsiderazione su questo, noi siamo a disposizione per fare in modo che Imperia non perda queste risorse. Dopo l'incontro istituzionale a Palazzo Comunale, il Presidente della Regione Claudio Burlando, insieme agli assessori e al Sindaco Carlo Capacci, si è recato alla piscina per incontrare i vertici della Rarinantes Mediterranea. Il Presidente Luca Ramone e il main sponsor Lucio Carli hanno illustrato a Burlando le attività e i risultati conseguiti dalla società, soprattutto nel campo della pallanuoto e delle iniziative per i più giovani. A salutare le autorità anche moltissimi giovani impegnati in questi giorni in una serie di attività e giochi in vasca insieme ai loro istruttori. Nonostante le ristrettezze economiche che ormai gravano su tutti gli enti locali, l'amministrazione comunale di Andoria ha predisposto un calendario di eventi per la stagione estiva. A parlarcene è stato l'assessore Marisa Castiglia. Sentiamo. Marisa Castiglia, assessore alle manifestazioni del comune di Andoria e naturalmente anche per quest'anno, per quest'estate, Andoria, pur con le difficoltà che tutti gli enti sappiamo hanno, ahimè, in questo ha cercato di offrire ai residenti e ai tanti turisti una serie di eventi che proseguono, assessore. Sì, sicuramente è un anno un po' particolare perché è un anno che ci stiamo preparando alle frecce tricolori che ha parlato il mio collega, quindi abbiamo cercato di fare un calendario un pochino più ristretto, però sicuramente agosto offrirà delle serate veramente stupende, tipo il di agosto ci saranno il Buio Pesto, poi ci saranno due serate di cabaret e sono comunque cabarettisti che vengono dal programma di Zelin, quindi sono molto conosciuti, quindi sappiamo che tutti guardano la televisione, quindi insomma vi aspetto tutti a vederli perché sono veramente bravi. Poi quest'anno c'è una cosa un po' diversa, c'è un musical, Mamma Mia, che lo fanno negli artisti diciamo locali di Diano Marina, quindi io non li ho ancora sentiti ma presumo siano bravi perché hanno già fatto tante serate in giro. E poi proprio così di intrattenimento molto leggero, diciamo, quindi c'è anche una bella serata che sarà quella di Maschiavon e poi ci sarà anche una serata di alternanza che fanno tutte musiche dei Beatles che sono veramente veramente bravi e che si faranno in via Roma. Poi devo dire che quest'anno le associazioni date molto da fare, quindi abbiamo sia l'associazione di via dei Mille delle serate e sia via Doria che ha fatto comunque delle serate di intrattenimento, quindi i turisti che vogliono venire ad Andoria sicuramente troveranno gran divertimento, insomma.
E proseguono gli incontri per cercare di salvare la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Questa mattina si è infatti riunito un tavolo di lavoro costituito dalla provincia di Cuneo. In particolare è stato presentato un progetto per un valore di 270 milioni di euro per la sistemazione e messa in sicurezza della linea lungo la Varroia. Ora sarà predisposto un dossier che ricostruisce la storia della ferrovia nata da un accordo tra Italia e Francia che sarà poi sottoposto all'Unione Europea. Noi facciamo una breve pausa, ci sentiamo tra poco. Due giorni di festa, musica, sport, mercatino e solidarietà a Pieve di Teco. L'occasione è stata fornita dal Memorial Nicola Ferrari, evento giunto alla quinta edizione, che ha come scopo principale appunto la raccolta di fondi da destinare alla ricerca per la lotta contro le leucemie e mielomi. Sentiamo. È lo Sferisterio di Pieve di Teco a ospitare la grande conclusione di questi due giorni della ONUS Nicola Ferrari qui a Pieve, con una partita di pallapugno, le premiazioni per i giocatori, ma anche il grazie detto a tutti i volontari della ONUS che hanno lavorato in questi due giorni intensi per regalare a Pieve momenti di cultura, di sport, di spettacolo, di musica, di divertimento all'insegna della solidarietà, perché ricordiamo che questa ONUS ha aiutato tantissimo l'ospedale Gaslini e ancora potrà farlo grazie ai fondi raccolti in questo fine settimana. Alessandro Alessandri, sindaco di Pieve di Teco, vicino a me, due giorni che hanno significato anche eventi importanti per Pieve, perché ci sono state mostre fotografiche, una mostra d'arte contemporanea quasi da fare invidia a città capoluoghi nazionali. Insomma, Pieve in questa estate riesce a imporsi. È la forza del sorriso, no? Come è il motto della ONLUS. Abbiamo voluto fortemente concentrare tanti eventi in questo fine settimana proprio per riuscire ad ottenere il massimo per la raccolta dei fondi per la ONLUS, visto il grande successo con cui in questi anni sta crescendo questa associazione e quindi anche la beneficenza che sta facendo. È testimone, è venuto il professor Dini, di quanto sia stata utile proprio questa donazione che ha fatto la ONLUS in questi anni. Quindi abbiamo cercato di concentrare tutto proprio per avere la massima visibilità e avere il massimo risultato, e con la forza del sorriso di tanti ragazzi e la volontà di impegnarsi per questa manifestazione, devo dire, è riuscito tutto molto bene. Ecco, una Pieve di Teco che tra l'altro si presta anche come strutture, perché i portici medievali sono una cosa stupenda, affascinante, diventano anche un centro commerciale a cielo aperto, ma riparati anche in caso di pioggia. L'ex caserma Manfredi, un centro culturale anche qui veramente splendido. Voglio dire, non vi manca nulla. No, qualcosa ci manca. ci mancano le risorse finanziarie spesso per poter far funzionare degnamente tutto questo. Chiaramente Pieve di Teco è dal 1200 da quando è nata che vive sulla base del commercio, e quindi è nata, cresciuta e si è sviluppata e ha sviluppato tutte le sue strutture architettoniche per agevolare il più possibile quello che è il commercio e lo scambio. Tra i fondatori della ONLUS Nicola Ferrari di Pieve di Teco c'è Luigi Tangorra. Luigi Tangorra è stato vice sindaco qui a Pieve, oggi libero cittadino, ma sempre impegnato in queste iniziative, in questa organizzazione tra l'altro molto vasta, perché si è spaziato in tutti i campi. Abbiamo parlato di musica, abbiamo visto il concerto sabato sera con due ospiti tra l'altro eccezionali come Gandolfo e Ripepi, mostra fotografica, mostra d'arte contemporanea, la pallapugno. Un programma di due giorni veramente per tutti i gusti, non è una cosa semplice. No, non è semplice, è stato veramente farraginoso organizzare tutti questi eventi, e se si è potuto fare è grazie ai tantissimi volontari che hanno prestato la loro opera prima della manifestazione per la preparazione e durante la manifestazione, ma anche grazie a tutti gli artisti che già hai citato tu, che sono venuti gratuitamente, e quindi a loro va sicuramente il nostro plauso.
È stata una due giorni intensa, abbiamo iniziato ieri con una magnifica serata di musica, i Tinto de Verano si sono davvero superati, hanno coinvolto il pubblico e abbiamo avuto due ospiti d'eccezione che appunto sono stati Eugenio Ripepi, che è uno dei cantautori emergenti della musica nazionale italiana, e Simone Gandolfo, che è un attore che sicuramente non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Poi si è proseguito questa mattina, c'è stato veramente un purpurri di eventi che hanno spaziato dall'antiquariato con il classico appuntamento con il mercatino, la musica sotto i portici, c'è stato un giocoliere, ci sono stati degli spettacoli per i bambini nella corte del Teatro Salvini, è portato in scena dalla compagnia teatrale quelli del Festival Brock, capitanati da Elio Berti, e si è concluso poi questa sera con la partita intitolata La Palla a Pugno contro la leucemia, nella quale appunto 10 giocatori tra i più bravi della Serie A si sono sfidati in un bellissimo incontro per conquistare il trofeo Nicola Ferrari. Questa è la quinta edizione, speriamo che ce ne possano essere delle altre. I risultati sono sempre stati molto eccellenti nelle altre manifestazioni, come in questa, sia per riscontro di pubblico ma anche per l'esito poi della raccolta fondi. Speriamo che anche questa volta, anche per la raccolta fondi, sia andata come le altre volte. Grande successo a Castel Vittorio per il Festival dell'Alta Val Nervia che si è concluso ieri. L'evento quest'anno è stato allargato anche a Pigna. Nei prossimi giorni Imperia TV trasmetterà uno speciale sul festival e sui vari concerti effettuati nei due paesi. Ai nostri microfoni il sindaco di Castel Vittorio, Gian Stefano Rengo, e Lorenzo Ramò, produttore di vini. Vediamo. Il Festival dell'Alta Val Nervia è alla sua seconda edizione, allora sindaco, una manifestazione che l'anno scorso ha registrato un gran successo e quest'anno insomma si bissa. Quest'anno ancora meglio e effettivamente poi oltretutto quest'anno è stata allargata anche al comune di Pigna, abbiamo fatto già 3 concerti, 2 a Pigna e uno già a Castel Vittorio giovedì, e questa è la chiusura, il giorno di chiusura lo facciamo qua con tutti i prodotti tipici, con le nostre peculiarità che incontrano i musicisti e l'arte danese, quindi accogliamo i nostri turisti che sono abbondanti in questo periodo, sono moltissimi e cerchiamo di fare un connubio con quello che è la cultura e la tradizione con la bella musica. Ma bancarelle con i prodotti tipici del posto, c'è il vino, c'è l'olio, insomma il miele, abbiamo anche sentito il profumo dei formaggi, insomma non manca nulla. Assolutamente niente, sono tutti prodotti che il nostro territorio ci dà, sono belli, abbondanti e soprattutto sono proprio veramente locali. Abbiamo l'olio di montagna che è una peculiarità di Castel Vittorio e Baiard dell'Alta Val Nervia, abbiamo i formaggi proprio prodotti qua a San Giovanni dei Prati, abbiamo tutte le eccellenze del territorio e quindi questo è apprezzato moltissimo dai nostri amici danesi, olandesi e tedeschi che vanno matti per questi prodotti e quindi ben volentieri vengono a visitare. Anche già stamattina c'è stata molta gente, è un afflusso molto molto importante. E poi c'è il Tortun. E poi c'è il Tortun e la ringrazio perché insomma, il Tortun è la prima deco della provincia di Imperia, quindi sono orgoglioso di questo perché il prima deco della provincia di Imperia è fatta nel 2005 con Massobrio, con il mio amico Paolo Massobrio, e Tortun è proprio l'essenza dei nostri prodotti, verdure, olio di montagna, farina e acqua, nient'altro, però è un grande prodotto perché è fatto nel forno a legna ed ha una manualità eccezionale, è proprio la manualità che porta la peculiarità del nostro prodotto da tutte le parti. Il Tortun è una cosa che deve essere tramandata ai nostri posteri. Ecco. Poi c'è anche l'arte, la musica e la poesia. L'arte che è importantissima, è apprezzata, ci sono degli artisti di livello che vengono qua, l'anno scorso erano 3, quest'anno sono addirittura 8, quindi abbiamo allargato ancora il discorso, sono artisti molto, molto ben preparati, molto importanti e portano un po' di arte, appunto di cultura che non fa mai male in un discorso di questo tipo. Signor Ramò, con lei parliamo dell'Ormeasco di Pornassio, insomma un gran vino. Volentieri, è un gran vino e noi oggi siamo presenti qui a Castel Vittorio, siamo ospiti in questo paese caratteristico e siamo ben contenti di presentare
il nostro prodotto, sia lo Chacotra rosato che l'ormeasco tradizionale, diciamo, e farlo conoscere anche qui nel Ponente Ligure, anche se già conosciuto, ma per soddisfazione personale. Così. C'è anche lo Chacotra? Sì, c'è lo Chacotra che viene servito a temperatura un po' fresca ed è molto indicato per questo periodo da abbinare con la cucina estiva principalmente. Quindi si abbina a quali piatti? Si abbina qui nel Ponente e lo abbinano normalmente a tutto pasto. Essendo un vino secco, molto scorrevole, con una corposità pur consistente, però di buona beva, e si abbina anche con i pesci, con la cucina sia della riviera che di questi paesi dell'entroterra, così, e ci dà delle soddisfazioni. Ed ora in collaborazione con Monza Inform parliamo di Formula 1. A Budapest una Ferrari non all'altezza manda brutti segnali per il mondiale. A Monza inizia la settimana dei test. Vediamo. Che il Gran Premio d'Ungheria, con quella pista dove conta avere tanta trazione, fosse una delle gare più sfavorevoli alla Ferrari lo si sapeva già prima che il fine settimana cominciasse. Ma che la rossa rimanesse così lontana dal podio, no, questo proprio non ce lo aspettavamo. Ora, mentre le altre squadre si godono un periodo di meritate vacanze e si ritornerà in pista solamente a fine agosto con il Gran Premio del Belgio, la Ferrari e i suoi tecnici dovranno restare dentro il reparto corse per analizzare tutti i dati che hanno portato la 138 a deviare pesantemente dal percorso che porta al titolo mondiale. Alonso oggi è terzo nella classifica generale con 39 punti di ritardo su Vettel e uno su Raikkonen, che ieri gli ha preso il secondo posto. Distacchi recuperabili senza grossi problemi, visto che mancano ancora 9 Gran Premi alla fine del Mondiale, ma c'è anche chi afferma il contrario, dicendo che il progetto 138 è nato male, quindi si deve lavorare sulla monoposto del prossimo anno. A nostro modesto avviso bisogna solamente analizzare bene i problemi della 138, che non sono sconosciuti, cercare di realizzare quelle soluzioni parziali o radicali che consentano alla Ferrari di ribaltare una situazione ancora più che abbordabile. Perdere per il sesto anno consecutivo il titolo mondiale sarebbe una sventura che obbligherebbe l'attuale gruppo dirigente del reparto corse ad una profonda e radicale riflessione. Intanto, sulla pista di Monza, terminati i lavori in vista del Gran Premio d'Italia, parte una settimana di test che inizia con le splendide Gran Turismo, proseguirà con le formule e si chiuderà con le moto. Bene, ora vediamo i cantieri sull'autostrada dei Fiori, poi vedremo insieme il quadro meteo. Questi cantieri sull'autostrada dei Fiori nel tratto della 10 Savona confine di Stato da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto. In direzione Francia nessun cantiere, mentre in direzione Genova carreggiata sud tra Armeritaggio ed Imperia Ovest si incontra una riduzione della carreggiata da 2 ad 1 corsia per adeguamento delle barriere di sicurezza al viadotto San Lorenzo da lunedì 29 a sabato 3 agosto anche notturno. Per consentire la riparazione urgente di un ammaloramento su un tratto di pavimentazione presso lo svincolo del casello di San Bartolomeo al Mare, quest'ultimo rimarrà chiuso con le seguenti modalità. In uscita per i veicoli provenienti da Ventimiglia dalle 22 di martedì 30 luglio alle 6 di mercoledì 31 luglio, salvo anticipato termine dei lavori. La direzione dell'autostrada dei Fiori si scusa con gli utenti per eventuali disagi. Vediamo il quadro meteo elaborato da Arpal Meteo Liguria. Le previsioni per domani martedì 30 luglio. Un flusso settentrionale determina un ritorno di un tempo soleggiato e più secco con temperature più gradevoli.
Localmente sviluppo di nubi cumuliformi, umidità su valori medio-bassi, i venti settentrionali deboli o localmente moderati con innesco di locali brezze costiere con componente dominante nord-occidentale. Il mare in calo fino a mosso, nessuna segnalazione di protezione civile. Dopodomani, mercoledì 31 luglio, in prevalenza sarà soleggiato e più secco, con qualche brezza costiera più vivace e temperature in graduale aumento. Addensamenti cumuliformi in sviluppo nel pomeriggio sulla fascia appenninica e alpina. Umidità su valori medi, venti deboli settentrionali o regime di brezza con dominanza occidentale, il mare sarà poco mosso, in questo, nemmeno anche in questo caso nessuna segnalazione di protezione civile. È tutto, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e l'appuntamento alle prossime edizioni sul nostro sito imperativo.it. Vi lascio alle ricette dello chef Renato e vi auguro una buona serata.